progetto IT è un progetto che è stato promosso dalla Commissione Europea insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Comune di Modena, che ha la presidenza della rete delle città legate all'OMS in Europa, ha partecipato a questo progetto che ha l'obiettivo di sperimentare i benefici in salute, anche conteggiandoli economicamente, dell'attività fisica. Attività fisica intesa quindi non come sport ma come attività quotidiana. Nel nostro caso si tratta dell'attività ciclistica. Noi l'abbiamo sperimentato facendo un pezzo di ciclabile molto importante che collega il centro storico con una zona universitaria e ospedaliera. Abbiamo speso come città 40.000 euro per effettuare questo collegamento e attraverso una serie di parametri decisi appunto a livello OMS e Unione Europea abbiamo definito che il beneficio in salute di quei cittadini che andranno quindi quotidianamente al lavoro, allo studio o ai servizi sanitari in bicicletta è pari a 400.000 euro. Quindi un euro speso dall'amministrazione si traduce in 10 euro di minor spesa del servizio sanitario, perché l'attività fisica significa benessere più globale, ovviamente a livello fisico, prevenzione delle malattie cardiovascolari, ma anche a livello psichico, quindi di benessere più globale. Questo per noi è stata un'esperienza importante perché ci ha dato lo strumento per poter ragionare anche con gli altri colleghi, ovviamente che si occupano di altri settori, e decidere di investire soldi a sostegno di tutte quelle che sono le strutture, infrastrutture della città che possono favorire il movimento e l'attività fisica, perché ne va dell'ambiente ma anche e soprattutto della salute delle persone. L'esperienza di IT è stata sperimentata in città in effetti di medie dimensioni, Modena, Kuopio in Finlandia, Brighton and Hove, quindi è sicuramente favorente il fatto di avere una città di queste dimensioni. È però altrettanto vero che nelle città più densamente abitate, penso alle metropoli, le possibilità comunque di utilizzare da un lato i mezzi pubblici in abbinamento alla bicicletta possono essere altrettanto efficaci. Si tratta ovviamente di fare delle scelte. Penso all'esperienza di Londra, dove sono state fatte piccole piste ciclabili a lato di ogni strada, ma ricavate in tutte le strade principali, con l'attestazione dei ciclisti prima di tutte le automobili ad ogni incrocio. Quindi anche nelle metropoli si può fare qualcosa.